ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui al Lago d'Orta e nello specifico siamo qui per provare la cucina dello chef stellato, quest'anno 3 stelle, Cannavacciuolo. Questo è il Lago d'Orta, alle mie spalle, guardate, al tramonto è veramente uno spettacolo, veramente vale la pena. Ma rimanete collegati ragazzi, dopo la sigla vi farò vivere con me questa serata a Villa Crespi. Ragazzi, adesso facciamo un aperitivo prima di cena, prima di andare dallo chef, e facciamo un giro qui al Lago d'Orta per le vie, vi mostro un po' com'è. Ragazzi, si è fatta sera e dopo l'aperitivo ci avviamo verso Villa Crespi, ma intanto godetevi questo spettacolo. Lago d'Orta e i suoi scorci, veramente vale la pena venire qua a visitarlo. Stiamo andando verso Villa Crespi da Cannavacciuolo, non vedo l'ora, sono emozionatissimo per fare questo percorso di degustazione. Quando arriviamo vi farò vedere il tutto. E comunque ragazzi, Orta San Giulio, veramente una chicca da vedere assolutamente, ve lo straconsiglio. Vi perderete tra le sue stradine, i suoi scorci e appunto il suo lago meraviglioso. Ragazzi, arrivati a Villa Crespi. Buonasera. Sì? Di pasta filo farcito con ragù napoletano e parmigiano reggiano. A seguire invece l'Emilia Romagna,
con questo gnocchetto di grano arso farcito con squacquerone e prosciutto crudo di Parma. Ritorniamo in Piemonte con una chips al nero di seppia sopra adagiata una spuma di gorgonzola e sedano. E ultimiamo invece con una versione tutta nostra italiana del classico macaron, all'interno farcito con una mousse al foie gras. Si consiglia sempre appunto di partire dalla frisella per poi terminare con la dolcezza finale del macaron. Per aggiungere un po' più di speziatura, un po' più di complessità al gusto stesso. Non l'ho mai provato. Il consomè? Allora, il consomè appunto, se vuole io lo faccio provare anche al naturale, così capisce più o meno la sensazione di gusto al palato com'è. Molto sale e agrumi di Sicilia. Sopra ritroviamo una ginella di cipolla caramellata e alla base due cremosi. Carota e cumino, l'altra al sedano, al centro invece una chips di pelle, della frutta stessa che viene soffiata in olio e resa croccante. Il mio collega Lodovir sta ultimando il piatto con una estrazione acetica di riso, che fa un piccolo passaggio in combinazione di per addolcirsi, non puoi perdere quel classico gusto un po' diverso della cipolla. Al centro della tavola invece è la nostra panificazione, la pagnotta di vito madre ultra decennale con farine piemontesi, i grissini al sesamo tirati a mano e il burro del lavandoso. Scampo alla pizzaiola, uno scampo che viene servito tutto su questa vellutata di pomodoro datterino. Al centro notiamo una spirale, è stata creata una maionese di polpo usando esclusivamente due ingredienti, l'acqua di polpo in sé, olio di girasole e montata a filo, nient'altro. Olive dry di Gaeta, origano appunto a ricordare il classico stile alla pizzaiola e un filo d'olio d'oliva. Col cucchiaio invitiamo sempre a raccogliere tutti gli ingredienti del piatto e infine ultimarci verso lo scampo. Qui lo scampo è il contorno del pomodoro e non viceversa. A voi buona scoperta. Di cola con il chef appunto, è uno dei primi piatti di La Crespo, infatti è dal 99 in carta e non è mai stata cambiata, è sempre rimasta linguina di Gragnano, precisamente di un pasticcio cinonola. Sopra ritroviamo dei calamaretti spillo che vengono scottati in padella per pochissimi secondi e alla base la regina di questo piatto, che è la salsa realizzata a base di pan di segale, uvetta e noci. Si consiglia di, per degustarla meglio, di continuare la mantecatura con la salsa stessa e infine qui la scarpetta, è quasi un peccato obbligatorio. Questa è una ricetta che nasce da un riutilizzo, appunto ecco perché è tanto attaccato al chef con questa linguina. Praticamente all'epoca era solito comprare questo pan di segale con l'uvetta e le noci all'interno. Dopo 2 o 3 giorni insomma diventava duro, era un peccato buttarlo via perché costava un bel po'. Allora la pelle perfetta e poi a cubetti, tostato in forno e in seguito rosolato in padella, sfumato in brodo di pesce con lo scalogno e un frammento di timo. Questo che noi sentiamo forte non è aglio ma è lo scalogno stufato cotto nel brodo di pesce. Infine si rimuove il timo e emulsionano il tutto con lo scalogno all'interno. E qui nasce la salsa al pan di segale. A voi buona scoperta. Grazie. Ed ecco poi la nostra triglia rossa di scoglio. Qui ci troviamo appunto tra la costa della Toscana e quella ligure, e appunto cotta in 2 metodi differenti. La parte inferiore in padella, la parte superiore ultima la sua cottura nella salamandra per creare questa crosta a base di cima di rapa e dei fiondi di tempura croccante. Alla base invece ritroviamo 2 cremosi, una maionese di triglia ottenuta dalla paratura della stessa e in verde un cremoso al broccolo. Ultimiamo il piatto con questo guazzetto di provola affumicata. Al centro della tavola invece abbiamo fatto un piccolo cambio di panificazione. Abbiamo rimosso il burro ma facciamo solo scambio. Quindi burro per altro burro, il pane sfogliato con all'interno appunto il burro, sale Maldon, timo e maggiorana. Calamansi. È praticamente molto più diffuso nella zona delle Filippine, è quasi considerato come un mandarino, un limone appunto delle Filippine.
per noi corrisponde a un ibrido come gusto, a livello di acidità, più o meno come un limone cucito con un mandarino o un'arancia, giusto per capire il gusto. All'interno troviamo la crema di calamansi con una spuma di alcavanga piemontese a rivestire il tutto, e al centro queste fantastiche capsule di bicarbonato glassate con del cioccolato bianco. Infine, dopo aver degustato il calamansi, consigliamo anche di assaporare le foglie di mentuccia per dare ancora una sensazione di pulizia al palato. Questa è ispirato, questo pre-dessert, alla famosa limonata coscia aperte napoletana. Non so se conoscete, non è una volgarità quella che ho appena detto, che ha appunto una tradizione con questi chioschetti, la limonata espressa con bicarbonato all'interno. Introduciamo la nostra pastiera, molto diversa appunto da come la conosciamo, non è più a forma di torta, è stata praticamente scomposta. Ritroviamo tutti i classici ingredienti, però tra cui l'uovo, ci tengo a precisare che non è crudo come può sembrare, ma è marinato con zucchero di canna, è pastorizzato e fiori d'arancio. Poi ritroviamo la spugna alle mandorle, una spuma di ricotta di bufala, i canditi, scaglie di cioccolato bianco e il gelato alla pastiera. Cosa dobbiamo fare però per riprodurre il gusto della pastiera? Perché mangiandolo così potete anche provare, ma non ha tanto senso. Noi consigliamo sempre con il cucchiaio di rompere tutti gli elementi del piatto, creando una vera e propria crema omogenea. Quindi bisogna letteralmente distruggerlo. So che dispiace, ma ne vale assolutamente la pena. Quindi creiamo questa crema omogenea, 2-3 cucchiaiate belle piene, se chiudiamo gli occhi immaginiamo di mordere la torta della pastiera. A voi, buona scuola. Grazie. Ora terminiamo con la piccola pasticceria dalla prima sinistra. Abbiamo una caprese nella versione bianca, limonata e cioccolato, la finta fragola con succo balsamico di Modena, la meringa con mille polline all'interno, bye bye con la ragazzina. Buon finale. Grazie. A voi. Grazie. Qui a Villa Gretti, top, come avete visto, piatti veramente veramente al top, si riesce a sentire praticamente tutti i sapori in qualsiasi piatto. Come avete visto ragazzi, dopo la cena siamo riusciti a strappare anche un piccolo video e una foto con il nostro Antonino Canavacciuolo, e devo dire che siamo stati veramente veramente bene. Ragazzi, con questo spettacolo notturno io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel mi piace, se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi appuntamenti su tutti i prossimi video che usciranno. Inoltre ragazzi, seguitemi su tutti i social, Instagram su tutti, che è il social dove vi spoilerò ogni giorno le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Villa Crespi, Canavacciuolo, top!